L'estate è sempre il periodo più tragico per quanto riguarda gli abbandoni dei cani. Sentiamo com'è andata quest'estate 2012, com'è stata la situazione nella nostra zona. Ma qui al Canile di Savona l'estate è stata un po' in controtendenza rispetto a quello che si dice in giro, che ci sono meno abbandoni. Da noi quest'anno c'è stata, dall'inizio dell'anno sono arrivati 49 cani e ci sono state anche 40 adozioni, fortunatamente c'è gente che ancora viene nei canili, fortunatamente, ed è un bene questo, insomma. In questi tempi di crisi si registra anche un nuovo fenomeno, ci sono sempre più rinunce al proprio cane, proprio per mancanza magari di sostentamento, di fondi. Ecco, una cosa che registrate anche voi? Sì, purtroppo c'è questo fenomeno che succede anche da noi, ci sono delle rinunce alla proprietà per svariati motivi, che siano l'ultimo per esempio problemi condominiali, oppure problemi di salute o problemi economici. Sono varie motivazioni, però purtroppo alla fine la vittima che ci rimette è il cane, che qualcuno ha malincuore, deve separarsi, però qualcuno lo fa anche un po' troppo con leggerezza, secondo me. Ecco, voi siete presenti anche con una pagina su Facebook proprio del Canile di Savona. Aiuta questo tipo di rapporto, insomma, con le persone, con i cittadini? Sicuramente anche Facebook aiuta molto, sia il sito sia Facebook. Ci sono più di 1100 amici sostenitori che periodicamente commentano o mettono un mi piace su ogni appello che facciamo, e fortunatamente anche questo è un modo per far girare le foto dei nostri ospiti, e abbiamo avuto delle adozioni anche perché proprio sono stati visti su Facebook. Ringraziamo comunque tutte le persone che vengono al canile con l'idea di adottare un cane adulto per salvaguardarlo dalla fine dei loro giorni in un canile, e non soltanto con l'idea di un cucciolo, che è sicuramente più simpatico ma più problematico. Grazie di cuore.